Bolletta stellare per una signora che, ricoverata per coronavirus, si è vista recapitare una richiesta di pagamento da 680 euro per il gas di Linea Più, ben oltre il doppio della cifra che di solito spende per l'utenza. La donna allarmata ora si trova a dover pagare. A denunciare la situazione è stato il fratello. Mi ha molto fatto arrabbiare il problema che è mia sorella, che purtroppo è ricoverata dal 14 marzo per il coronavirus e attualmente è ancora ricoverata, si è vista stornare dal suo conto postale la bellezza di 638 euro. Io mi sono un attimino preoccupato e sono andato un attimino a informarmi e ho visto che una fattura, una bolletta praticamente di Linea Più del consumo, dell'ultimo consumo che doveva fare l'autolettura il 30 marzo, però essendo ricoverata e poi anch'io che abito qua vicino, però non in quei momenti lì non è che avevo voglia di o pensiero di andare a recuperare bollette e fare la telelettura e roba del genere. Ho lasciato perdere e però mi sono visto arrivare una bolletta comunque per stringere, mi sono visto arrivare una bolletta di 638 euro senza avviso di niente perché la bolletta non è mai arrivata. Non riesco a capire come ha fatto a calcolare questo consumo presunto di 638 euro quando le ultime due bollette che ha pagato mia sorella erano di una di 209 euro e una di 258 euro. Cioè loro dovevano fare il presunto su queste cifre, non buttare addirittura 638 euro.